Ciao a tutti, ho avuto un po' di richieste di video di riding, avrò tempo di fare qualcosa di più professionale con le camere esterne, fatto come si deve in slow motion. Per oggi facciamo questo, si chiama camera car, no? Questo POV camera, mi metto la camera che in questo momento è sull'elmo, infatti andrà poi in testa. Morale, mi hanno chiesto di vedere come va la bicicletta, in percorsi un po' rotti, un po' seri, ma tutti mi hanno detto no, spacchi le gomme, spacchi tutto, e con le gomme da cross country, i cerchi da cross country. Non sono d'accordo, facciamo un percorsino qui alla Conca Verde, oggi sto testando, sopra Savona, tra l'altro un clima meraviglioso, ci saranno 20 gradi, fortuna. Vabbè, dai, gomme da 650 grammi da cross country, 2,2 di sezione, 2 bar al posteriore, 1,8 all'anteriore, prima sezione del trail, molto flow, leggera. Non c'è praticamente niente, dopodiché, se aspettate un minuto da quando parto, entro nel rotto, veramente rotto. E vediamo come va. Casco, amo aperto. Vediamo se la catena mi sta su, perché ho un piccolo problema alla frizione oggi. Prima parte molto flow, non c'è praticamente niente. Qua c'è un piccolo rilancio dove si sparano 500 watt di solito. Sempre molto flow. Sto pedalando e adesso inizia un po' di rotto serio. Contro pendenza ed ecco qua rotto. Il muro incazzatissimo, molto incazzato, e ora si va verso la seconda parte dove è pieno di scalini, veramente veramente incazzati. Qua facciamo un bunny hop, per saltare le rocce. Qua c'è un po' di canale dell'acqua e alle. Si entra nell'ultima parte, la più rotta di tutte. La curva lì è brutta. Ho preso un albero nella GoPro. C'è un po' di brutto, molto brutto. Ho cannato due curve e qua c'è il canale finale. Ehi, Ale, boh, trail finito. Qua l'hanno chiuso, adesso vi faccio vedere la bici e magari poi mi dite che avevo le gomme da discesa. Quindi, via il casco, questo qua era il trail, credo si chiami, degli zingari. La bici l'avete vista nel video, Dream Build Prime, è una bici con 139 al posteriore, 152-153 all'anteriore, 12,7 kg, gomme da cross country, cerchi da cross country, tutto estremamente leggero, ammo a molla, TTX doppio tubo, double barrel, Kizuma, custom, forcella Intend Hero, anche questa è una forcella molto leggera da 1,8, stelo rovesciato, ma forse molti mi diranno lo stelo rovesciato non si può guidare, non sono molto d'accordo, eh? Comunque dai, vi prometto un bel video come si deve con le camere esterne, come dicevo prima, di come va la bicicletta,
però secondo me per il divertimento quotidiano non c'è assolutamente bisogno di portarsi in giro del peso inutile, gomme, cerchi, telai, eccetera. Dai, adesso ritorno giù in officina, devo andare a fare degli sviluppi su questo mono e un altro. Ciao a tutti.